Pelle, che è stato approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri, prevede un piano di assunzioni straordinario con modalità di nomina a tempo indeterminato diverse da quelle attuali. Professor Antonazzo, ce le può illustrare? Innanzitutto diciamo che si tratta di un piano di assunzioni che prevede poco più di 100.000 nomine, a differenza di quelle promesse che erano 148.000. Chi è interessato a questo piano? Essenzialmente due categorie di insegnanti: quelli presenti nelle graduatorie ad esaurimento ed esclusivamente i vincitori di concorso. Quindi, rispetto a quanto si pensava inizialmente, coloro che hanno superato le prove concorsuali ma sono risultati idonei e non vincitori non fanno parte di questo piano di assunzioni. Per poter essere assunti, queste due categorie dovranno fare una domanda che verrà predisposta ad hoc in un momento, e in quella domanda dovranno inserire, diciamo, quelle si chiamano degli albi territoriali, che, di cui non si conosce ancora le dimensioni, ma si può presumere che siano al massimo a livello provinciale. Ognuno dovrà quindi predisporre un certo numero di, in ordine di preferenza, un certo numero di albi territoriali, e all'interno di ogni singolo albo territoriale ci saranno delle nomine fatte con un criterio di precedenza, cioè in pratica ci saranno quattro graduatorie distinte per ogni albo territoriale. Nella prima, che non è la fascia, anche se non è una fascia vera e propria, compariranno tutti coloro che hanno superato e sono risultati vincitori di concorso ordinario nella regione in cui l'albo viene inserito. Nella seconda fascia parteciperanno tutti coloro che sono inseriti nella graduatoria esaurimento nella provincia in cui l'albo viene inserito. Nella terza fascia tutti coloro che in quella classe di concorso hanno superato le prove concorsuali in una regione diversa da quella in cui l'albo viene considerato, e in ultimo tutti coloro che sono inseriti in una graduatoria esaurimento in una provincia diversa da quella in cui stiamo ragionando. Quindi è un meccanismo simile, tanto per intenderci, a quello dei trasferimenti, in cui appunto ci sono diverse fasi, e anche qui ci sono queste quattro fasi distinte che vengono appunto fatte in questo modo. La percentuale in via teorica dei posti viene assegnata al 50% al concorso ordinario e al 50% alle graduatorie d'esaurimento. È chiaro che, essendo molto meno i vincitori di concorso, questa percentuale cambierà, perché è possibile riversare da un canale all'altro i posti disponibili, appunto. Cosa c'è da dire anche? C'è anche un criterio, diciamo, ben preciso, perché se un docente ha il titolo di specializzazione, verrà assunto in maniera prioritaria sul sostegno e non sulla materia, quindi questo è un ordine di precedenza ben preciso. Se uno è abilitato in più classi di concorso, verrà, diciamo, principalmente nominato in quella in cui ha un punteggio superiore, e a parità di punteggio prevarrà l'ordine di grado superiore. Come funziona una volta che uno avrà avuto la nomina all'interno di questo, avrà avuto il ruolo in questo albo territoriale? Non è più il docente che sceglie la scuola, ma è capovolta questa cosa, ed è la scuola che in qualche modo va a scegliere i docenti. Quindi ogni singola scuola dovrà, non si sa bene come, perché insomma, Renzi ha parlato di colloqui o quant'altro, ma questo è sicuramente un punto molto discutibile di questa disegno di legge, che speriamo che possa essere cambiato attraverso, appunto, il Parlamento, in cui appunto ogni dirigente dovrà contattare, cercare, scegliersi il suo docente all'interno dell'albo territoriale sulla base appunto delle sue disponibilità. Quali sono queste disponibilità? Sono entro il maggio di quest'anno, e a regime entro ottobre di ogni anno, ogni scuola dovrà predisporre una sorta di piano dell'offerta formativa, e dovrà all'interno di questo piano inserire il numero di ore di cui ha bisogno la scuola per realizzare questo piano, il numero di ore per ogni classe di concorso. Questo piano verrà analizzato dal MIUR attraverso gli uffici scolastici regionali e verrà assegnato un organico funzionale d'istituto. Chi è già in quell'istituto andrà a coprire i posti e mantiene la titolarità nella scuola in cui sta attualmente lavorando. Gli altri verranno assunti appunto sulla base di questi albi territoriali. Qui non ci sarà più la titolarità presso una singola scuola, ma presso un albo territoriale. Il prossimo anno, in cui ci sarà l'anno di prova,
Anche qui ci sono delle modifiche rispetto al sistema attuale, perché l'anno prossimo, diciamo, all'interno di singola scuola, il dirigente, tramite dei docenti tutor, dovrà alla fine dell'anno scolastico certificare appunto il superamento dell'anno di prova attraverso un'istruttoria, questo è il termine usato nel disegno di legge vero e proprio, che verrà predisposta da questi tutor, e questa istruttoria verrà discussa nel collegio docenti, che potrà dire se appunto il neo immesso in ruolo avrà superato o meno l'anno di prova. Se non lo superasse, e questo appunto anche qui è una novità, il dirigente potrà tranquillamente dispensare al servizio, che è un termine molto elegante per dire licenziare, il neo immesso in ruolo, e non si potrà rifare questa